Qui siamo di fronte all'abbazia di Chiaravalle, ci sono delle importantissime opere idrauliche, purtroppo dimenticate e abbandonate, che furono fondamentali per la città di Milano a fine 800 per la captazione delle acque, quindi per creare un efficiente sistema fognario e poi per utilizzare le acque reflue per fertilizzare i campi in maniera assolutamente efficace e innovativa per l'epoca. Tutto questo deviando la Vettabbia, un'opera appunto grandiosa. Qui purtroppo le lapidi sono in parziale abbandono, coperte dall'erba, ma appunto una ancora si legge, uno degli ingegneri, e l'altro Franchi. È molto interessante come si conclude la lapide, l'importanza di quest'opera a risanamento della città e a beneficio delle campagne, che è l'opposto di quello che sta avvenendo adesso, con totale oblio di quello che è stato questo percorso storico. Qui sono ancora attrezzature, macchinari dell'epoca, delle chiuse, ruote dentate sullo sfondo. Tutto questo per chi dimentica che cos'è il sistema delle acque antichissimo di questa zona, che ha disegnato il nostro paesaggio e di cui la campagnetta è un elemento fondamentale insieme alla Vettabbia. Questo sindaco di San Giuliano dovrebbe ricordarselo bene nel momento in cui vuole costruire strade su questo paesaggio millenario.